Un altro modo per popolare il nostro array senza doverlo dichiarare prima è in questo modo: creiamo una variabile di nome x e gli diciamo che deve essere un array di 10 posizioni, e dopo apriamo la graffa e qua all'interno gli passiamo 10 numeri, quindi 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci manca ancora un numero, 101. Proviamo ad andarlo a stampare. Print ln x e guardiamo che succede, e come vedete ha preso i numeri. Ora invece proviamo a popolarlo tramite un ciclo for. Quindi andiamo di nuovo a dichiarare il nostro array number integer 10. Ora qua andiamo a creare il nostro ciclo for i uguale 0, punto virgola, i deve essere inferiore a 10, punto virgola, i si deve auto incrementare. Ora qui andiamo a prendere il nostro array number. La posizione su cui dobbiamo salvare i dati dell'array gliela passiamo tramite i, che quindi definirà la posizione in cui il dato deve essere salvato, e il dato che salveremo è appunto i. Quindi ora andiamo a stampare l'array, print ln array number, e vediamo se ha preso i numeri che dovrebbero andare dallo 0 al 9. E come vedete questo è successo. Però qua abbiamo definito il numero 10 manualmente. In realtà possiamo definirlo misurando la dimensione dell'array, quindi len aperta tonda, chiusa tonda, e all'interno mettiamo array number. Quindi gli diciamo che se i è uguale a 0, i deve essere inferiore come dimensione, deve essere di inferiore alla lunghezza dell'array number, e quindi si deve autoincrementare fino al numero della lunghezza dell'array number. Quindi run, e come vedete funziona, ha preso appunto 10 valori che vanno dallo 0 al 9. Se qui ad esempio nell'integer, nella dichiarazione dell'array, gli diciamo che deve contenere 20 valori, teoricamente qua sotto dovrebbe ritornarci i numeri che vanno dallo 0 al 19. Proviamo. E infatti, se gli mettiamo 100, dovrebbe portarci fino al 99. Esattamente. Come abbiamo visto, tramite il loop possiamo divertirci in vari modi. Ora, ad esempio, proveremo a storare nel nostro array la serie di Fibonacci. Quindi creiamo due variabili integer, una chiamata xint integer e l'altra chiamata y, anch'essa di tipo integer. Poi dobbiamo andargli a passare un valore, quindi qua nel main gli diciamo che x è uguale a 0 mentre y è uguale a 1. Dopo gli diciamo che array number è uguale a x più y, mentre qui gli diciamo che
x deve essere uguale a y, mentre y deve diventare il valore di questa somma dell'array number, quindi deve diventare array number y. E ora tecnicamente, se tutto è corretto, dovrebbe stampare la serie di Fibonacci, le prime 10 serie della serie di Fibonacci, quindi 1, 2 più 1 fa, allora 1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, 5 più 3 fa 8, 8 più 5 fa 13, 21 più 13 fa 34, 34 più 21 fa 55 e 55 più 34 dovrebbe fare 89. Ovviamente se qua mettiamo 100 avremo la serie di Fibonacci, avremo i primi 100 numeri della serie di Fibonacci. Ma facciamo 20, non allarghiamoci troppo. Andiamo a verificare che sia corretta. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. E come vedete 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 8, 13, 21, 34, 55, 34, 55 e 89. Se ne aggiungiamo ancora uno, quindi dovrebbe darci il 144, vediamo. Esattamente.